La nostra sofferenza di giornaliste e di cittadine e di lettrici è quella di vedere spesso in televisione o nei quotidiani una rappresentazione dell'immagine della donna che non corrisponde a quello che davvero la donna è. E in questo senso, tra le nostre battaglie c'è anche quella sul linguaggio. Abbiamo fatto con l'Accademia della Crusca una guida ad uso delle redazioni, quindi per i giornalisti in primis, perché vorremmo che si ritornasse ad applicare le regole della grammatica. Ma c'è moltissimo a livello simbolico. Significa dire che una donna vale in quanto donna. Sono partita da uno spunto che vi sembrerà strano, le cronache parlamentari. Voi non immaginate di quali parolacce, di quale tasso di misoginia e di sessismo siano spesso intrisi i discorsi parlamentari. Ma non soltanto quelli, quelle che un tempo chiamavamo brutte parole, ormai sono entrate a far parte del discorso collettivo a tutti i livelli, addirittura come intercalare. Ecco, io non credo che questa sia libertà, è una falsa libertà. Secondo me questo è un modo di involgarire il linguaggio e quindi involgarire il pensiero. Così come nella storia, che sembra che le donne non abbiano mai fatto nulla, anche nella grammatica bisogna fare una rivoluzione, perché la presenza delle donne si possa affermare anche nella lingua, nell'uso della lingua, soprattutto per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni o nelle leggi, dove sembra che ci sia solo il genere maschile e basta. Il problema non è di natura etica, è di natura strettamente anche economica. Ce lo dice la Banca d'Italia, che ci dice che le donne e gli uomini, se avessero accesso in maniera paritaria al mondo del lavoro e anche al potere decisionale, il nostro PIL si incrementerebbe del 17%. Quindi è una convenienza, visto che oggi l'unico argomento, diciamo, che funziona è questo. E allora, partendo da questo presupposto, probabilmente non dobbiamo inventare niente di nuovo, ma fare come negli altri paesi è stato fatto, fare delle norme che non sono le quote rosa, ma che costringono una società che ormai da 30 anni non riesce a modernizzarsi e a cambiare, costringono di fatto a riequilibrare la rappresentanza. Secondo te in questi ultimi 20 anni che cosa è cambiato? La situazione è cambiata. Ed è cambiata tanto che alcune delle nostre rivendicazioni di 20 anni fa sanno di vecchio, perché sono state superate dai fatti. Questo accesso ormai clamoroso delle donne nelle istituzioni e nei ranghi di governo, che cosa dà al paese? Che cosa dà alle donne? Questa è la domanda che dovremmo farci. Capisco che è un cambiamento così radicale che non si può tirare la somma subito. Se volessimo subito tirare la somma, probabilmente faremmo delle cose troppo affrettate, però la somma a un certo punto si dovrà tirare.